Ieri sera il vertice ad Arcore tra Berlusconi e Salvini. Sul tavolo le prossime scelte, dalla RAI alle alleanze per le regionali. Incontro cordiale, dice il sottosegretario Giorgetti, con alcune differenze di vedute. Angelo Polimeno Bottai. Berlusconi e Salvini, stavolta insieme a Giorgia Meloni, si rivedranno domani o al massimo mercoledì. È il segno che l'incontro di ieri sera ad Arcore tra i leader di Forza Italia e Lega, affiancati da Tajani, Giorgetti e Licia Ronzulli, non è stato ancora risolutivo, ma ha gettato le basi per puntellare l'alleanza di centrodestra. Nel colloquio si è cominciato a mettere i primi punti fermi su un metodo condiviso per i rapporti Lega-Forza Italia e su un accordo di coalizione per le elezioni regionali ed europee. Spiralli d'intesa anche sulla presidenza RAI. Salvini è fermo su Foa. Tajani assicura che nomi non sono stati fatti. Il vicepresidente di Forza Italia resta convinto che il governo giallo-verde non durerà 5 anni perché, dice, è un cocktail contro natura. Salvini è certo invece che l'intesa regge, ma esclude che quella Lega 5 Stelle possa diventare un'alleanza strutturale e conferma di puntare su un centrodestra unito. Il vertice ha certificato l'unità del centrodestra, che crede ancora nella riduzione delle tasse, nell'aumento dell'occupazione, nella difesa dei pensionati e dei risparmiatori. Ci auguriamo di condividere un percorso per dare risposte concrete e soluzioni che gli italiani si aspettano da tempo.